bentornato a Subbio Blu, a Franco Fracassi. Hai appena scritto un nuovo libro, si chiama Quarto Reich, e prima di entrare nel merito, nel pieno di questo nuovo testo, volevo chiederti di partire proprio dalle prime pagine. Tu racconti di un episodio personale, però anche politico, molto significativo, professionale della tua vita, quando alcuni anni fa tentasti di entrare in Ucraina, eri diretto a Odessa. Mi sembra che eravamo nei giorni appena successivi a quelli di Piazza Maidan, e non ti fu permesso di entrare. Passasti una brutta nottata, insomma. Sì, allora, io di solito non parlo di me stesso nei libri, insomma, non ho questa verve autocelebrativa, però ho pensato di raccontare questo episodio perché secondo me rendeva meglio di tanti altri racconti, riusciva a spiegare meglio quello che è accaduto realmente in Ucraina. Allora, in Ucraina nell'inverno 2013-2014 c'è stato un vero e proprio colpo di Stato, un colpo di Stato di matrice nazista, letteralmente di matrice nazista, e colpo di Stato militare ovviamente, e al termine di questo colpo di Stato poi è scoppiata una guerra civile nell'est del paese, e il 2 maggio, anzi no, il 1 maggio del... no, scusate, il 2 maggio del 2014, quindi qualche mese dopo, a Odessa ci fu un massacro. Un massacro in cui i sindacalisti della città, che erano chiusi dentro un palazzo che si chiama Casa dei Sindacati, furono assediati dalla criminalità locale, dalle squadracce neonaziste e dalla polizia, cioè la polizia proprio, assaltarono questo palazzo e riuscirono a entrare e torturarono, stuprarono tutte le persone che c'erano dentro, e poi, non contenti, bruciarono il palazzo facendo ardere vive tutte le persone che c'erano dentro. Morirono centinaia di persone, non si sa ancora oggi qual è il numero esatto delle persone che morirono quel giorno. È sicuramente la più sanguinosa strage che ci sia stata in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale a oggi, se si esclude la strage di Srebrenica. Un episodio di cui non ha mai, sostanzialmente in Italia non si è mai parlato, non è uscito un articolo, non è uscito nulla. Sì, abbiamo, tra l'altro, esistono documentazioni video incontrovertibili, insomma, sul fatto che ci fu questa strage, il pogrom di Odessa, e che fu una delle più terribili, forse la più terribile dalla Seconda Guerra Mondiale. Esattamente. Allora, io raccontai, all'epoca lavoravo per un blog, si chiamava Popov, e io raccontai la strage, fece moltissime inchieste sulla strage, cercando di capire non solo chi l'aveva fatta, perché quello si vedeva dai filmati, c'erano i poliziotti che entravano, quindi, ma anche come era stata organizzata questa cosa. E comunque in generale io raccontai con dovizia di particolari tutto quel periodo di preparazione del golpe stesso, tutto quello che è accaduto dopo con la guerra civile. L'anno successivo, quindi il 2 maggio del 2002, il sindaco di Odessa voleva celebrare l'anniversario di questa strage, cioè, perché ovviamente noi dopo 40 anni ancora celebriamo l'anniversario, giustamente, la strage di Bologna, di Ustia e così via. Immaginate voi una cosa del genere. L'anno successivo ovviamente ci sono state delle celebrazioni per questo anniversario, e il sindaco decise di invitare un giornalista internazionale che secondo lui aveva coperto meglio di chiunque altro quel che era accaduto. Invitarono me, quindi mi arrivò l'invito con il biglietto aereo Roma-Kiev, Kiev-Odessa. Parto, sbarco a Kiev, appena sceso all'aereo, quando c'è il controllo passaporti, perché poi devo fare il cambio di volo per andare a Odessa, e al controllo passaporti il poliziotto mi dice di seguirlo. Io lo seguo e mi ritrovo dentro una cella. Non vi racconto tutti i particolari di quel che è accaduto, perché questo poi lo troverete nel libro, ma la cosa incredibile, le cose incredibili di questa vicenda sono due. La prima, io sono stato arrestato
perché avrei commesso il crimine di essere nemico del popolo ucraino. Allora, un crimine del genere, nemico del popolo, non mi sorprenderei se mi venisse, non so, contestato in Corea del Nord, ma non in un paese europeo, democratico, che sta per entrare, perché ha fatto richiesta di entrare nell'Unione Europea e sta per entrare nella NATO. Una cosa del genere non è concepibile nemmeno dalla più fervida fantasia. La seconda cosa, diciamo, incredibile di questa storia è che il motivo per cui io sono nemico del popolo perché ho scritto degli articoli, ma il fatto di scrivere gli articoli mi ha fatto sì che io fossi inserito in una lista nera. Allora, questa lista nera, oggi in possesso, anzi all'epoca, nel 2015, in possesso del Ministero dell'Interno, in realtà non è stata stilata dal Ministero dell'Interno, è stata stilata da un'organizzazione nazista che si chiama Pravi Sector, settore destro, che è un'organizzazione, non saprei, in confronto Forza Nuova è una forza eversiva di sinistra rispetto a Pravi Sector, tanto per dare un'idea di chi sto parlando. Hanno formato veri e propri squadroni della morte questi personaggi. Allora loro hanno inserito il nome mio, il nome di mia moglie e il nome di mio figlio, che all'epoca aveva 3 anni, in questa lista nera, perché se io avessi messo piede in Ucraina mi dovevano far fuori, cioè lo scopo era questo. Dopodiché, come è finito il ministro dell'interno? Perché il leader di Pravi Sector è diventato ministro dell'interno. Cioè, stiamo parlando di un nazista convinto, di uno che dice che Hitler è stato il più grande genio della storia, che è diventato ministro dell'interno di un paese democratico. Per cui noi, Italia, abbiamo fatto delle sanzioni per proteggere questo, quello che era accaduto, e per proteggere quel governo. Abbiamo fatto delle sanzioni alla Russia che stiamo scontando da anni, che le nostre imprese scontano pagando danni per miliardi ogni anno, per avere ministri, perché ben 4 ministri di quel governo erano dichiaratamente nazisti. E tra l'altro, appunto, in quel periodo incredibilmente insomma, le varie istituzioni dell'Unione Europea non solo non condannarono quello che stava accadendo in Ucraina, ma spesso appunto quella cosiddetta rivolta di Piazza Maidan, che poi fu un colpo di Stato, fu spesso dipinta come un episodio di democrazia, del popolo che riprendeva la propria sovranità, quando invece, ecco, appunto, c'erano questi personaggi che poi erano stati probabilmente addestrati dalla NATO, comunque da delle squadre americane nei paesi baltici. Insomma, era veramente una situazione terribile. Insomma, ma come si lega quell'episodio poi con il resto della trattazione del tuo libro, che parte addirittura dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per arrivare quasi ai giorni nostri? Sì, per arrivare ai giorni nostri. Allora, si lega l'intero ultimo capitolo, che è il più lungo e più approfondito di tutti, parla esattamente dell'Ucraina. Quindi io ritorno, cioè ne parlo come mio episodio personale e poi ritorno. E io in quell'ultimo capitolo, che è un po', potrei definire il riassunto poi alla fine del libro, perché ci sono tutti gli elementi che vengono raccontati nel corso del libro e di quello che è accaduto nei 70 anni precedenti, vengono riassunti nella vicenda ucraina, perché quel che è accaduto in Ucraina, quel colpo di Stato, è stata la più riuscita operazione di Odessa. Io racconto come al termine della Seconda Guerra Mondiale, quando sono scappati i nazisti e fascisti d'Europa, grazie al fondamentale apporto della CIA, all'epoca non c'era la CIA, insomma, dei servizi segreti americani, furono loro a organizzare la fuga, scapparono i nazisti dalla Germania, ma anche da tutto il resto d'Europa, e dall'Ucraina ne scapparono tantissimi, decine di migliaia di persone che scapparono dall'Ucraina, criminali di guerra. E mentre per nazisti e fascisti di altri paesi la maggior parte di questi finirono in America Latina, gli ucraini per la maggior parte finirono negli Stati Uniti. Cioè, gli Stati Uniti accolsero i criminali di guerra. Stiamo parlando di gente che ha sulla coscienza centinaia di migliaia di vite morte nei campi di concentramento ucraini nella Seconda Guerra Mondiale.
Allora, sono finite negli Stati Uniti e si sono, come spesso succede con gli immigrati, sono ammassate in luoghi unici. Allora io racconto questa storia perché poi raccontata a degli italiani sembra ancora più assurda, di una città che si chiama Parma. Negli Stati Uniti ci sono, credo, 6 Roma, 12 Parigi, una cosa del genere, c'è pure una Parma. Parma è una cittadina di circa 90.000 abitanti, quindi insomma dimensioni, non so, di Pisa, una cosa così, alla periferia di Cincinnati, ed è abitata esclusivamente da ucraini. È una enclave ucraina dentro gli Stati Uniti, insomma non è l'unica, ma insomma è la più importante di tutte. E in quella città si trasferirono, al termine della Seconda Guerra Mondiale, i peggiori criminali di guerra dell'Ucraina. E quindi in quella città sono cresciuti a pane e nazismo, nel senso che sono proprio così, cioè per loro Demianchuk è il più grande criminale di guerra ucraino, insomma, come dire Klaus Barbie, è come dire, cioè questi personaggi che entrano quasi nell'immaginario popolare come i cattivi nella storia. Per lui era lo zio Vania, era la persona buona, era quello che aiutava tutti, era la brava persona che hanno protetto. Questo qui dagli israeliani è stato preso, è stato processato in Israele, ma questo ovviamente 50 anni dopo. Quando avvenne questa cosa, l'intera città si rivoltò, perché per loro era il modello da seguire. Allora, queste persone nel corso di questi 70 anni hanno fatto carriera nel Dipartimento di Stato, dentro la CIA, dentro le grandi multinazionali, sono arrivate ai vertici di queste cose qui. E quando nel 90 l'Ucraina si è scissa dall'Unione Sovietica e dalla Russia, hanno piano piano ricominciato a tornare in patria per riaffermare, non così solo per nostalgia, no, proprio per far ritornare l'Ucraina in mano a quella gente. E hanno fondato partiti, hanno incominciato a influenzare il governo ucraino nel corso degli anni ha tollerato queste cose e ha incominciato a fare una serie di leggi che favorivano costoro, favorivano il rientro di costoro e favorivano costoro nella loro azione. Nel 2004 in Ucraina c'è stata una rivoluzione colorata, diciamo democratica, al di là di come è stata organizzata dagli Stati Uniti, dal Dipartimento di Stato, va bene, però diciamo democratica, nel senso non è stato sparato un colpo. E il problema è che il presidente colui che è diventato presidente a seguito di quella rivoluzione, che era un personaggio che magari molti si ricordano perché aveva la faccia butterata a causa di un avvelenamento compiuto dai servizi segreti russi, no, lo avvelenarono e gli si venne tutta questa faccia completamente butterata, che anche agli occhi miei, per quanto insomma io non fossi un fan di questa persona, insomma, però mi sembrava una brava persona, cioè comunque uno che fa. Allora, la moglie di costui era un'ucraina americana che veniva da Parma ed era una persona dichiaratamente nazista. Ci sono foto della moglie del presidente ucraino della rivoluzione arancione del 2004 in cui lei appare con la divisa da SS facendo il saluto romano. Quindi questa, non so come dire, mano a mano negli anni questa presenza sarà sempre maggiore. Loro hanno incominciato già nel 2010, la lezione del 2010 in Ucraina occidentale, oltre il Svoboda, che è il più importante partito di estrema destra, è un partito nazista, di ispirazione nazista, ucraino. Nell'ovest dell'Ucraina ha superato il 30% dei voti, quindi stiamo parlando di una massiccia presenza loro. E costoro sono stati, cioè quando poi si è deciso di dare una spallata al governo, Odessa, che era entrata massicciamente dentro l'Ucraina, che voleva fare l'operazione per appropriarsi dell'Ucraina in quanto il suo territorio, come se fosse la Germania, ha trovato una perfetta comunità di intenti con il Dipartimento di Stato americano. D'altra parte c'è quel libro di La grande scacchiera di Brzezinski, che già nel 97 è insomma, importante stratega, consigliere militare degli Stati Uniti, 97 scriveva quanto fosse fondamentale per gli Stati Uniti riuscire a portare l'Ucraina all'interno della propria
diciamo, influenza strategica dentro la NATO, eccetera. Quindi si è creata questa saldatura tra l'interesse geopolitico statunitense con, evidentemente, con la manovalanza. Non so se il termine è giusto, perché forse si tratta di qualcosa di più. Esattamente, cioè manovalanza è solo quelli che fanno, che sparano. No, Odessa ha messo tutta la sua organizzazione a disposizione, perché ci ha messo la testa oltre che il braccio. Nel senso, gli Stati Uniti hanno dato supporto logistico, gli Stati Uniti hanno protetto, hanno messo i media dalla parte di queste persone, che hanno ignorato completamente. Ci sono fior di servizi della BBC che raccontano come i nazisti, a un certo punto, si sono impossessati della piazza, proprio i nazisti hanno intervistati, li hanno fatti vedere. Non c'è un solo servizio della CNN che dice la stessa cosa. Cioè, gli Stati Uniti hanno messo il loro carico, tutta la loro potenza dietro la rivoluzione ucraina, o meglio il colpo di Stato che c'è stato in Ucraina. Tutto il resto l'hanno fatto loro, l'ha fatto Odessa, ha messo l'intelligenza, hanno messo gli uomini, ha coinvolto Gladio, perché Gladio è roba di Odessa. Ovviamente quando si parla di Odessa non si parla solo di quattro nazisti sfigati, no? Quando si parla di Odessa si parla di un'organizzazione ramificata in tutto il mondo, potentissima, ricchissima, come nessun'altra organizzazione al mondo, e legata a filo doppio ai servizi segreti americani. Quindi non è Odessa, sono anche i servizi segreti degli Stati Uniti d'America. E Odessa ha messo tutta la sua potenza là dentro, utilizzando tutti i mezzi possibili, oltre che gli uomini. Cioè, e poi fisicamente questa cosa qui è stata fatta da migliaia di persone, questo colpe. E hanno coinvolto nell'operazione Gladio, che Gladio è una sorta di costola di Odessa, facendo arrivare poi i cecchini, che hanno provocato un massacro in piazza, che poi ha scatenato, diciamo, è stato l'ultimo atto di questo golpe, facendoli arrivare da fuori. Io nel libro racconto chi erano, cioè proprio chi erano, nome, cognome e le loro storie, perché loro si sono fatti intervistare dopo anni, ovviamente terrorizzati, perché sono convinti che prima o poi verranno fatti fuori, perché sono dei testimoni scomodissimi. Che questi personaggi vengono dalla Georgia, che questi militari georgiani che sono arrivati in Ucraina per compiere un massacro agli ordini di ufficiali degli Stati Uniti d'America. Franco, adesso non vorrei esaurire tutti gli argomenti del libro, perché sicuramente io l'ho letto ed è interessante proprio da seguire, tra l'altro con una scrittura molto anche accattivante, vorrei dire. Però ecco, c'è un episodio che mi ha particolarmente colpito. Tu a un certo punto parli anche di questo famoso convegno che ci fu qui a Roma, al Parco dei Principi, nel 1965, che secondo molti storici, giornalisti, osservatori, citerei anche Fasanella, che ne ha scritto più volte, probabilmente fu diciamo il battesimo di quella che poi venne chiamata la strategia della tensione in Italia, che abbiamo conosciuto benissimo, che portò probabilmente l'ex direttore della CIA a dire che l'Italia era stato il più grosso laboratorio di infiltrazione politica del mondo, insomma, ecco. Quindi quell'episodio invece, e quindi anche la strategia della tensione, come si lega invece a Odessa? Allora, Odessa, che appunto questa Internazionale Nera, che è un acronimo in realtà, Odessa vuol dire organizzazione degli ex SS, però in realtà si è allargata, diciamo, gli SS sono diventati sempre di meno, ma sono morti tutti, quindi insomma, Odessa è stato il braccio armato per tutti questi anni delle operazioni sporche americane, quindi della politica estera americana. In America Latina, in Europa, in Africa. Negli Stati Uniti, qualche anno prima di questo, diciamo, del convegno al Parco dei Principi, varano un piano che si chiama Operazione Chaos, un piano ufficiale degli Stati Uniti d'America. Esiste tutta la documentazione ovviamente su questo. L'Operazione Chaos diciamo, ha come obiettivo quello di abbattere l'Unione Sovietica, o comunque insomma tutto il blocco comunista, diciamo prendere possesso del potere,
no? Il più possibile sul mondo. E si fa attraverso due strumenti essenzialmente, uno strumento direttamente invasivo, nel senso noi facciamo, organizziamo i colpi di Stato dove possiamo, organizziamo stragi dove possiamo per sovvertire quando serve o stabilizzare, come nel caso dell'Italia, quando serve, delle situazioni in maniera tale che noi affermiamo il nostro potere e il comunismo arretra. L'altra invece opzione è quella dell'infiltrazione. E l'opzione infiltrazione vuol dire noi ci infiltriamo in tutti i movimenti, i partiti di sinistra, quelli comunisti, perché poi per gli americani sono tutti comunisti, quelli di estrema sinistra. Infiltrarli non vuol dire sapere quello che fanno, infiltrarli vuol dire cercare di direzionare le loro azioni, cioè infiltrarli e raggiungere il vertice e magari controllarli, oppure ne creiamo ex novo, cioè ci inventiamo dei movimenti, dei gruppi di estrema sinistra a cui facciamo aderire le persone, cioè creiamo un'offerta quando sappiamo che c'è una domanda, però non c'è ancora nulla di presente. E questa cosa sta lanciando in tutto il mondo, in America Latina la derivazione dell'operazione Caos e l'operazione Condor, cioè quella che ha portato ai colpi di Stato in quasi tutta l'America Latina, compreso quello in Cile di Pinochet. In Italia invece si chiama strategia della tensione. Il momento in cui si passa, l'operazione Caos diventa un progetto italiano, è proprio durante quel convegno al Parco dei Principi, a cui partecipano tantissimi soggetti, anche giornalisti. Partecipano giornalisti, non giornalisti che devono fare la cronaca, giornalisti che partecipavano ovviamente a questa strategia di tensione, giornalisti, magistrati, militari, uomini dei servizi segreti e uomini massoni e uomini dell'estrema destra. Io racconto un intero capitolo che parla di due personaggi, che sono due personaggi chiave non solo della storia italiana, ma della storia mondiale. Uno non ci pensa mai a quello che hanno fatto fuori dall'Italia, che sono Licio Gelli e Stefano Delle Chiaie. Allora, ho avuto la fortuna di intervistarli entrambi e l'ultima intervista sostanzialmente l'hanno rilasciata in vita loro, quindi hanno raccontato più di quello che normalmente raccontavano, perché essendo l'ultima sono tolti un po' di sassolini dalle scarpe. Entrambi raccontano di quello che hanno fatto in Italia, ovvero di come hanno organizzato depistaggi, stragi, uccisioni, i loro collegamenti con la mafia, perché poi uno pensa sempre con cose separate, ma la mafia e le versioni di destra sono state sempre molto legate tra loro, tuttora lo sono, e dei golpe, in Italia sono stati vari golpe, dei golpe che hanno fatto, peraltro Gelli ha raccontato una di quelle cose che si chiama scoop, nel senso ha raccontato di un colpo di Stato di cui nessuno era a conoscenza, ma proprio nessuno, che lui stava organizzando nel 1981 e che è saltato, non c'è più stato, perché a un certo punto la magistratura ha fatto irruzione nella sua casa e ha scoperto gli elenchi della P2, se no ci sarebbe stato un colpo di Stato in Italia nel 1981 organizzato da Licio Gelli. Quindi raccontano queste cose e raccontano anche di come hanno infiltrato la sinistra, l'estrema sinistra italiana. Hanno addirittura Delle Chiaie ha messo su una scuola di infiltrazione, cioè una scuola in cui facevano dei corsi dove spiegavano alle persone, agli estremi di sinistra, come si infiltrava i movimenti di sinistra. E hanno, e stiamo parlando di, al di là dei personaggi, Licio Gelli, è stato il capo, insomma il gran maestro della loggia Propaganda 2, una loggia segreta la più invasiva che ci sia stata nel nostro paese, la più eversiva che ci sia stata nel nostro paese, e Stefano Delle Chiaie, il fondatore di Vanguardia Nazionale, che l'estrema destra bombarò, la stragista, ma costoro erano anche, Licio Gelli, un agente della CIA, ufficialmente, cioè era proprio prima ancora che nascesse la CIA, cioè era proprio stipendiato dei servizi segreti americani. Stefano Delle Chiaie invece era un agente dei nostri servizi segreti, era pagato dallo Stato italiano. E Delle Chiaie racconta di come hanno creato, di come si sono infiltrati in estrema sinistra, di come hanno creato da zero, perché non esisteva,
il partito maoista. Il partito maoista a cui hanno aderito decine di migliaia di nostri giovani è stato creato dai nostri servizi segreti che ci hanno, diciamo, la cosa, e delle chiaie l'ha fatto fisicamente. Cioè sarebbe, secondo me, inorridirebbero i maoisti italiani di all'epoca se l'avessero saputo, perché avere la cosa, un nazista che ti crea il movimento a cui tu aderisci, che è l'opposto di quello che dovresti essere te. Per citare due personaggi del partito maoista di all'epoca, c'era Paolo Mieli e Renato Mannheimer, erano in maniera del tutto inconsapevole, non è che sto accusando di nulla, come tantissimi giovani italiani hanno aderito a questi movimenti, insomma, per poco tempo, per di più, insomma, a seconda dei personaggi, per dire, insomma, erano cose molto seguite, e loro hanno creato queste cose qui. La strategia di attenzione è stata la base di questo. Ah, per terminare volevo raccontarti io un piccolo episodio e chiederti un commento su questo. Alcuni anni fa io, Giulietto Chiesa mi portò con sé a Riga e mi disse: adesso ti faccio vedere che succede a Riga. E la mattina andammo nella piazza centrale e assistemmo a questa manifestazione, che era una manifestazione celebrativa delle Waffen SS. E c'erano alcuni, pochissimi, insomma, ormai reduci delle SS che sfilavano in testa a questa manifestazione, e in coda una lunga fila di popolo, di persone e anche di istituzioni con gli stendardi delle varie città, eccetera. Ecco, e io mi sarei aspettato che questa cosa venisse, cioè, non, sinceramente, non credevo ai miei occhi, anche perché. Insomma, si aspetterebbe che sui giornali, almeno europei, venisse denunciato, venisse, suscitasse il dovuto scandalo, una cosa del genere, invece niente. Quindi effettivamente c'è questa ancora nostalgicità proprio per il nazismo e per le SS. Esiste ancora? Esiste tanto. Io tutti gli ultimi capitoli del libro sono su, diciamo, sul presente, o comunque su quello che è accaduto negli ultimi anni, per spiegare che in Europa non è una cosa, al di là dell'Ucraina, noi siamo andati uno dei più importanti stati europei dove c'è stato un golpe nazista, dove è andato al governo un governo nazista, ma al di là dell'Ucraina, in molti stati europei l'estrema destra, nel senso estrema destra fascista, quella vera, è andata al potere, o comunque quelle idee hanno messo radici. Io racconto dell'Ungheria, che al di là di Orbán, che è una specie di democristiano molto, diciamo, furbo come personaggio, insomma, ma lui è andato al potere grazie a un altro partito ungherese, si chiama Jobbik. No, tu hai assistito alla celebrazione delle Waffen SS. Allora, in Ungheria, durante la Seconda Guerra Mondiale, c'erano i fascisti ungheresi, erano i più sanguinari d'Europa. Cioè, in confronto, le SS erano delle mammolette. Hanno fatto delle cose spaventose in Ungheria, durante la Seconda Guerra Mondiale. E la loro eredità è stata presa da questo partito che si chiama Jobbik, che fanno i raduni, che stanno i raduni che faceva i nazisti a Norimberga durante gli anni 30, tutti questi vestiti, loro hanno le camicie bianche con tutte le cose, però tutti questi in stile militaresco, che sembra un raduno militare a tutti gli effetti, nella piazza principale di Budapest, migliaia di persone vestite così, e poi, finito il raduno, vanno in giro a picchiare gli omosessuali, i comunisti, eccetera, 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 esattamente come facevano le camicie brune durante il Terzo Reich, né più né meno. Questo partito Jobbik, che ha portato europarlamentari, che è entrato in Parlamento con il 10-15% dei voti, cioè non stiamo parlando di una cosa marginale, è stato la stampella fondamentale che ha portato Orbán al potere in Ungheria, senza i quali non sarebbe mai andato in Ungheria. In Polonia la stessa cosa. Noi abbiamo movimenti di estrema destra vera, non i partiti democratici che ci sono da noi. Fratelli d'Italia è un legittimo partito di destra, non ha nulla di eversivo, cioè un partito democratico con le sue idee. Io non sono d'accordo, ma è cosa lecita, insomma, come tutti quanti i partiti. Ma stiamo parlando di estremismo violento, di estremismo eversivo, che in Italia sarebbero partiti eversivi, sono arrivati al potere e hanno portato quelle idee lì. Tu hai citato la Lituania,
ma in Estonia, altra repubblica baltica, dove vivono circa il 40% della popolazione è russa, perché prima stavano nell'Unione Sovietica e ovviamente dentro lo stesso paese si spostavano dove c'erano più soldi e quindi dove c'è anche lavoro migliore. L'Estonia era più ricca e quindi molti russi negli anni 20, anni 30, anni 50, anni 60 e così via, sono andati, si sono trasferiti in Estonia. Quindi c'è più del 40% della popolazione estone che è russa e parla russo. Allora, l'Estonia fa parte dell'Unione Europea, è considerato un paese, un baluardo di democrazia. Allora, in questo baluardo di democrazia, oltre che nell'Unione Europea, sono regole molto rigide su questo, in questo baluardo di democrazia è vietato parlare russo, vietato. Cioè, questi parlano russo, non possono parlare russo. Come facevamo noi sotto Mussolini con gli altoatesini, che non si poteva parlare tedesco, eh? Era vietato parlare russo, ma soprattutto queste persone non hanno passaporto. Non hanno passaporto, cioè c'è il 40, anche già una sarebbe una cosa illegale, illegittima, ma c'è il 40% della popolazione di un paese che non ha cittadinanza, non ha passaporto, quindi non può votare. Dove sta la democrazia? E siamo dentro l'Unione Europea e stiamo parlando, quando uno parla di queste cose, cioè degli ideali del Terzo Reich di Odessa, si parla anche di questo, perché nel 91, quando quelle repubbliche baltiche si separarono dall'allora finì l'Unione Sovietica, insomma dalla Russia, si separarono in maniera violenta perché ci furono piccole guerre civili e coloro che combatterono quelle guerre civili contro l'Armata Rossa all'epoca erano esattamente loro, erano nazisti e fascisti di Odessa, cioè Odessa spedì lì migliaia di persone. I figli delle SS lituane, i figli delle SS lettoni, i figli delle SS estoni furono spediti lì per combattere contro i russi e hanno prodotto quella cosa lì, con quella cultura. E poi quei paesi, poi ci meravigliamo quando, ci sono i problemi di immigrazione, l'Europa si mette per traverso, ci sono sempre dei paesi che si rifiutano, no? di condividere l'immigrazione. Ah, l'Europa è cattiva, ho capito, ma in Europa abbiamo questo. E noi chiudiamo gli occhi perché pensiamo che il fascismo e il nazismo appartengono al Novecento, è roba vecchia. No, ce l'abbiamo adesso in Europa, l'Ungheria sta adesso in Europa, la Polonia sta adesso in Europa, la Repubblica Ceca sta adesso in Europa, lo stesso i paesi baltici. È una cosa molto attuale. E un paese che non sta dentro l'Unione Europea, ma sta sempre in Europa, come per esempio la Bielorussia, l'anno scorso in Bielorussia sono stati, c'è stato un grosso movimento democratico di gente scesa in piazza per abbattere l'ultima dittatura che c'è in questo momento in Europa, di Lukashenko. Bene, da indagini che ho fatto ho scoperto che le persone che hanno organizzato quelle manifestazioni sono esattamente le stesse, non amici, sono esattamente le stesse che hanno organizzato il golpe nazista in Ucraina nel 2013-2014 e stiamo parlando della Bielorussia nel 2019. Allora dobbiamo incominciare a aprire gli occhi e renderci conto in quale mondo stiamo vivendo e che certe ideologie non appartengono al passato. Per chiusare vorrei dire appunto che sarebbe forse il caso di rinforzare i processi democratici autentici, no? Sarebbe credo la miglior difesa, insomma, rispetto a questo. Ad esempio c'è stata la famosa telefonata intercettata fra il presidente del Parlamento europeo e la leader dell'opposizione ucraina, forse insomma bisognerebbe fare un po' più attenzione. Comunque Franco, non voglio appunto, non possiamo raccontare tutto il libro, anche perché sennò non ci sarebbe il piacere di leggerlo. Come è già uscito? Come lo si può acquistare? Acquistare il libro, il libro non si troverà in librerie, scordatevi librerie, scordatevi Amazon, l'unico modo per acquistarlo è da me. Lo so che è un modo molto bislacco, però è questo, così funziona. Quindi per acquistarlo dovete scrivermi un'email. Alla mia email personale, che è francofracassi1@gmail.com, francofracassi1@gmail.com. Voi mi scrivete l'email e io vi spiego tutto quanto e come si fa ad acquistare, e ovviamente essendo io colui che vi spedirà il libro, chiunque acquisterà il libro avrà il libro con la mia dedica.
Quindi non è solo il libro, così, insomma, credo per molte persone abbia valore anche questo, insomma. Tutti i libri saranno con la dedica.